La speranza da vivere oggi, non domani e nemmeno ieri, da vivere nella quotidianità, negli atti presenti. Lascio per un attimo la testimonianza del cardinale Van Thuan, ma che riprenderemo subito domani, per dire come sia importante discernere la voce di Dio. Cioè, giustamente come mi è stato scritto e come mi hanno chiesto, ma come faccio io a capire e a avere la stessa fede di Van Thuan, a capire che non devo perdere la speranza? Come faccio a tenere sempre vivo questo fuoco, ad attizzare un fuoco che molte volte si spegne? E si spegne appunto per le delusioni, per i problemi, per le amarezze, per le malattie, per i lutti, per il dolore e per la sofferenza. Una via che la spiritualità ci insegna è quella di guardare ai santi. E non è sbagliato quando nel momento della prova, del dolore, quando una mamma si rivolge a un santo perché faccia superare l'esame al figlio o faccia vincere un concorso, o nei casi più gravi i figli quando chiedono di pregare per i genitori che sono malati o i genitori che chiedono di salvare i figli, non è sbagliato, perché vedete, loro cercano di ravvivare in loro la speranza di Cristo attraverso persone, fratelli, sorelle che hanno dato dimostrazione di avere sempre questa speranza. Perché tanta gente viene a San Giovanni Rotondo piuttosto che a Lourdes, piuttosto che a Fatima, piuttosto che a Padova, eccetera, eccetera? Perché? Proprio perché vedono nei santi, io direi, la legna per poter attizzare il fuoco della speranza. E questa certezza ci deve portare a vivere nel seno di Dio, come diceva San Paolo della Croce, di cui voglio proprio citare una frase. Fortunata l'anima che riposa in sinu Dei, senza pensare al futuro, ma procura di vivere momento per momento in Dio, senz'altra sollecitudine che di far bene la sua volontà in ogni evento. E poi la grande, ma piccola, Teresina, la Teresa di Lisieux, che in una poesia che si chiama Mon chant d'aujourd'hui, cioè il mio canto di oggi, dice: la mia vita è un baleno, un'ora che passa, è un momento che presto mi sfugge e se ne va. Tu lo sai, mio Dio, che per amarti sulla terra non ho altro che l'oggi. Per amarti sulla terra non ho altro che l'oggi. Ecco il dono del presente. Non perdiamo tempo a pensare al passato che ci lega o al futuro di cui non sappiamo nulla, ma viviamo bene il tempo presente. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!